settimana io ho avuto un momento complicato con Sgarbi, apriti cielo e quant'altro. No, ma io no, No, dico di però no. quando dici dei reati del ministro, del governo, eccetera, cioè io ripeto, Flavio, capisco le cose, anche le tensioni, la sofferenza per vedere il nostro paese in queste condizioni. Che qualcosa non abbia funzionato l'ho detto anch'io, però poi attenzione, reati, eccetera. Prego, così la Beh, posso vedo, poi spiegartelo. tu vai, prego. Allora, velocissimo, il 5 gennaio il Ministero della Salute invia una nota a tutti gli enti specializzati in virologia, dove comunica i 44 casi di coronavirus presenti in Cina. Si tratta di un virus molto aggressivo, non c'è vaccino, e per il quale descrive chiaramente quali sono i sintomi. Questo documento non viene trasmesso ai medici di base, che sono il primo filtro per stabilire e monitorare il contagio. Il virus in Cina è preoccupante perché noi italiani, arriva da Wuhan, lavoriamo con Wuhan. Allora, io non voglio fare polemiche. Se io fossi il ministro della salute, prendo un aereo, vado a Wuhan e vado a vedere cosa succede, o mando qualcuno che mi spieghi esattamente quello che succede. Questo è quello che avrei fatto io in queste condizioni. Il 27 gennaio l'OMS emette la lista degli strumenti per affrontare emergenze e Conte, il nostro primo ministro, è da Lili Gruber e dichiara che l'Italia è pronta da tutti i punti di vista per un'eventuale epidemia. Ha detto diverse volte siamo prontissime. Questa è pura propaganda. Si Ecco, sottovalutava esattamente quello che sì, succedeva. però ti voglio dire, non è che Trump, Boris Johnson siano impeccabili nella gestione di quello che sta succedendo. Hanno negato che potesse accadere, hanno detto addirittura a Boris Johnson, hanno detto, beh, preparatevi, dovete perdere alcuni dei vostri cari, ma noi andiamo avanti. Ecco, è una impreparazione allora globale della classe dirigente. Sicuro, Trump avrà anche sottovalutato, ma ha fatto una manovra da 2.200 miliardi in 10 giorni, salvando probabilmente l'economia americana. Però se quando ci sono dei messaggi dell'OMS nessuno li ascolta, per me è negligenza. Il 30 gennaio, andiamo veloci, il 30 gennaio l'OMS emette la nota di emergenza coronavirus a livello mondiale. Il 31 gennaio Conte chiude i voli diretti dalla Cina e dichiara stato di emergenza per 6 mesi. I voli diretti per la Cina è stato un grande errore. Tu dovevi fare la quarantena perché i cinesi andavano a Dubai e rientravano in Italia. Dovevi fare una quarantena tutti italiani, spagnoli, ugandesi che arrivavano dalla Cina dovevano essere in quarantena.